sono un appassionato di fotografia che ho avuto la fortuna, la possibilità di trasformare la mia grande passione in professione. Ho svolto l'attività di fotoreporter per oltre 30 anni, lavorando per le maggiori testate italiane e internazionali e fotografando per l'agenzia di stampa Reuters, grazie alla quale ho viaggiato praticamente in giro per il mondo raccontando fatti di attualità, sport e costume di livello internazionale. La fotografia per me è tante cose, è intanto la mia passione, è stata la mia vita, è un modo per conoscere persone, fatti, storie, è un modo per far conoscere storie alla gente che altrimenti potrebbe non venire a conoscenza di determinati fatti che potrebbero essere nascosti. Insomma, per me la fotografia è tante cose e sostanzialmente è la mia vita. Tutto quello che io ho fatto a livello personale, a livello professionale, l'ho fatto grazie alla fotografia e con la fotografia. Quindi sicuramente posso dire che la fotografia si intreccia perfettamente con la mia vita. Io presento un lavoro che ho realizzato ed è il più recente lavoro che ho fatto, le più recenti fotografie che sto continuando a fare. In sostanza si tratta di un ritorno al passato, in tanti sensi, in tanti modi. Prima di tutto perché sono ritornato a fotografare in analogico. Secondo perché sono tornato a fotografare in luoghi che avevo abbandonato, in luoghi che erano stati i miei luoghi da bambino, giovane, ragazzo, giovane professionista e nei quali sono ritornato e sto tornando e continuo a ritornare per vederli in chiave diversa, per vedere emozioni, per riprovare emozioni, per vedere cosa eventualmente possa essere cambiato nel paesaggio e in me, nell'approccio con questo lavoro. È un lavoro che io ho intitolato in una recente mostra Punto e a capo, proprio perché è, come dire, un momento in cui io mi allontano dal mio normale lavoro che ho sempre fatto fino a oggi, basato sulla velocità, sulla rapidità di esecuzione, di trasmissione delle foto, rispettando i ritmi della stampa di attualità, tralasciando questo mondo e dedicandomi ad un meccanismo più lento, ad un modo di fotografare più lento. E questa lentezza sta nel mio approccio col soggetto, ma anche nell'approccio tecnico, lavorando con una fotocamera di grande formato, una panoramica di grande formato, hai l'obbligo di approcciarti in maniera diversa al soggetto che stai fotografando. Quindi un modo di, come dire, un punto e a capo per ricominciare con un approccio più intimo con la fotografia e con determinati luoghi. Proprio per questo non ho nessun invito particolare nei confronti da fare a chi guarda, a chi può vedere queste foto. Sono assolutamente intime emozioni personali, il semplice passaggio in un luogo in cui ero stato da bambino mi porta a scegliere di scattare in quel punto, ma è un'emozione istantanea di quel preciso momento, non ha un senso possibilmente per nessun altro e quindi non ho nessun consiglio da dare. Queste sono le mie foto e che hanno un significato, un valore sostanzialmente solo per me. Forse potrebbero servire a qualcuno per conoscere meglio l'autore.